Beh, che fai? Non lo provi, Regi Drago con Zasian? Undicesimo a Los Angeles con Velocity, con il signor Weldon, che gioca Regi Drago tutto l'anno. E allora, scopriamolo. Signori miei, qui abbiamo Urshi Tornadus. Noi invece partiamo con Whimsicott e, come detto, Regi Drago. Probabile che ci aspetti un close combat nei denti. Siamo Terragost, vi dico la verità. Anche Bolide non è male. Vuole andare sotto Tailwind lui. Qui a predictargliela sarebbe da fare Terragost, Dragon Energy, ragazzi. Ma andremo safe di Moonblast Bolide. Lui va di Bliquinstorm, attenzione. Energy Drago evita. Capito cosa può fare lui. Io non ho fatto Tailwind perché ho dato per scontato la facesse lui. Se no, io qui facevo serenamente Tailwind, Drago Energia. Ma cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Tra l'altro siamo più veloci del suo Urshifu. Giocata da mille una notte del nostro avversario. Ragazzi, Tailwind, Drago Energia. Faccio per dirvelo. Tailwind, Drago Energia. Vabbè. Tanto se un giorno parti Olarin stanno male. Ora metterà Tailwind. Non si fa doppia kill, ma poi c'ha Kali Ice e ci fa la bua. Vabbè. Tailwind, Drago Energia. Lui ha predictato, ve lo dico io, che io facessi Protect con Regidrago e Tailwind per poi dopo fare Cotton Spora, perché questo team immagino ormai sia famoso. Il fatto è che Mon Amour, che faccio Protect con Regidrago contro Urshifu che buchi le Protect? Non ci hai pensata questa cosa. Vabbè. Allora, buttiamo Zacian per toglierci dalle balle. Io qui pensavo che lui facesse Surging, devo essere onesto, su Zacian con contestuale switch di Inzi. Ma poi si può giocare Urshifu lento? Buh. Poi magari il nostro Regidrago è veloce, per l'amore del cielo, però. E qui entra il Kali Ice, lui mi sderena. Facciamo Protez. Dipende lui che tipologia c'ha su Kali. Se c'ha la erba e non lo possiamo sporare, siamo messi maluccio. Perché a questo punto l'unica cosa che ci salva è una Terra Water Among Us Spora. Il tutto al netto di un Incineroar senza provocazione. Vabbè, proviamoci, raga. Proviamoci. Vabbè, se mi riempi di Tornadus e c'hai anche il Downed. Perché poi è vero, tutto ciò poi Sash Tornadus, peraltro. Vabbè. Allora, lancia Glacia. E qui vuoi che lui non abbia garantito al limone Taunt. Ora, io al Sash darei Protect, sono onesto. Proviamo la nostra win condition, che lui non abbia Taunt, non sia Terra Erba. Un po' troppe win condition tutte insieme. La prima arriva, è Fire. Ok. Il Sash Tornadus potrebbe aver senso che al posto di Taunt abbia Protect. Quindi Bliquinstorm, Tailwind, Rain Dance, perché c'è Urshifu, e Protect. So Sash, metto Protect, metto due volte Tailwind, avrà Taunt. Infatti
Logico. Assolutamente. Figuriamoci. La possiamo ancora fare, però difficile. Qui era da farsi self pull and puff, però metti che lui non ce l'avesse avuto in virtù di questo ragionamento, saremmo stati, no? Dei cazzari. E noi ci sa Zacci a meno 1. Io fossi lui metterei trick room, farei fake out trick room, però no, c'ho Amongus. Proteggiamo e va Fanghiul e cerchiamo un avvelenamento. Non arriverà nemmeno pagando. Ecco, brutta privazione, però è giusta, perché la Citrus è ciò che ci salvicchiava. Dai, avvelenamento. Meteora di Regidrago e s'abbracciamo. Avvelenamento. Avvelenamento è utile. Attenzione, 12% che lo porta forse in range di robaccia. Lui non può mettere Trick Room e killarmi Among Us. Deve fare una delle due robe. Tutte e due non le può fare. Volvorabbia non lo posso fare, giustamente. No, mi scliccato Sludge Bomb su Zassia. Vabbè. Tanto i video devono sempre essere epici per un modo o per un altro. Volevo fare il doppio su Inzi. Considerate con il doppio su Inzi, come volevo fare Inzi morto, Regidrago, Bolide. Vinto. Vabbè. Ora mi devo giocare il bolide, bimbi. Attenzione. Lui vi è giù. E noi ce la portiamo a casa. Nonostante un avvio da codice penale del nostro avversario. Che avrebbe, una volta avvelenato e quindi non rischiato più la spora, dovuto, ovviamente qui siccome non serve a niente facciamo poison, avrebbe dovuto mettere trick. Come vedete, fare il fantasista ti può comportare dei vantaggi in late game, ma poi sul lungo andare il numero 10 sulla schiena stava bene solo su Baggio, ragazzi. Bisogna giocare safe. Ma andiamo a vedere un po' meglio questo team. Dai, ve lo spiego, perché sennò di che stiamo a parlare? Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Cari amici, il team, che come avete potuto vedere prevede Zacian Regidrago, ha fatto 11° a Los Angeles, all'ultimo regionale americano, non l'ultimo major, perché ci sarà ancora il North American IC, l'internazionale americano, e chissà che magari Zacian possa essere una sorpresa anche là. Non è andato male Zacian, perché poi è arrivato anche in top 8 con un altro team che magari, se riesco, vi porto in live, venite a seguire in live perché c'è Umbreon, ma
Nello specifico questo qua invece consta di, come detto, Zacian, Regidrago, Whimsicott, Among Us, Ogerpone, Chiyu, Scarf. La figata è voler fare Speed Control con Vento in Coda, Whimsicott, e poi rilanciare con Cotton Spora andando a calare di due stage la velocità di ambedue gli avversari e quindi nelle Tailwind, Tailwind probabilmente andare ad attaccare sempre prima degli altri, con un Regidrago che chiaramente fa pesare la sua offensività e uno Zacian che va a punire tutte le Terra Fairy che vogliono andare a diventare immuni a Regidrago, quindi un po' un trappolone fra Regidrago e Zacian. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e continuiamo a fare qualche partita con questo team, ma come detto seguitemi su tutti i canali, da Instagram Francesco Pardini con il 3 al posto della prima ed unica E, laddove mi mancano pochi follower per fare 30k, ma soprattutto venite su quello viola, su Twitch, signori miei, perché tutti i giorni alle 14 ci famo poche rogue e alle 18 ci famo il Battlespot, dove perdiamo la testa, ma andiamo avanti. Seconda partita. Un Rain. Qui non è male. Non è male Ogerpon. È sempre Regidrago che mettiamo nelle troie. Non possiamo partire di Ogerpon. Di Regidrago, perché... Temo questa cosina qua. Allora, io andrei a fare un Beemoth, anche se siamo a meno 1, e una Spora. Lui di Fake Out 1 ne ha, perché devo un po' annichilire il prima possibile questo Grimmsnarl per cercare di far dilagare il nostro Regidrago, dico la verità. Lui non fa né l'uno né l'altro. Forse fa Taunt. Questo se la regge lui, perché comunque ora siamo a più 0 per l'Intimidate e c'è anche il Reflect. Scherzone. Critone. Che culo. Niente light screen, ragazzi. Regidrago. Gote. Arriva il provocazio. Va bene. Lo accetto. Crittato. Comunque, ragazzi, metto light screen io, mi crittano. È successo in live 3 volte di fila. Andatevi a recuperare sul canale dei ricaricamenti la live dove gioco Lunala. Mette Reflect, lui crit. Io, come dire, un pochino ci credo al fatto che gli screen in maniera occulta alzino la critical hit rate. Però allora entriamo a reggerci Nubel Zampillo, ci rischiamo Will-O-Wisp. Però a questo punto tanto Ogerpon non ci serve, solo per far follow me, dragon energia. Follow me, dragon energia. E come al solito andiamo con una bella sludge bombina per andare a pizzicare Kyogre. Magari riuscire, perché no, a fare un avvelenamento che possiamo cogliere nel 30% dei casi. Quindi dentro Ogerpon, infatti si è succhiato tutto il meraviglioso Zampillino, quindi non si fa niente, neanche avveleniamo. E vabbè, tanto, che devo fare? Caggia fa. Allora, ovviamente non tiriamo. Legnicorno ci sta, però... è quasi per fare clava. Clava è dentro Zacian. Cioè, voi vi mettete a fare Ice Beam qui? Dai, famo i seri. Dice, perché clava? Perché, allora, se è Scarf fa U-turn e butta Incineroar. Se non è Scarf... cazzo fa? Close Combat? Si droppa e prende clava. Inoltre può anche terare. Magari terà Kyogre. E poi clava perché crit. Terato Kyogre. Erpa. Buono. Ti pigli Beemoth. Qui dovrebbe fare Ice Beam, raga. Cioè, nel senso, fa Zampillo. Eccolo lì. Chi è che entra e si prende una clava sotto Rain? A meno uno, perché prendo Intimidate sotto Reflect, quello che vuoi. Però c'è anche l'High Critical Hit Rate. E noi crittiamo anche le Beemoth, quindi. Ma ad ogni modo è un ottimo danno. È un ottimo danno. Zook. Mi meriterei un congelamento. Io scherzavo. Sono onesto, scherzavo. In realtà non lo meritavo. Stavo bene così.
stavo molto bene così. Cioè, sono onesto, a me andava benissimo così. Vabbè, non riesco a scularla una partita io. Magari ora ci svegliamo. Che vi devo dire? E lui ora mi lascia Zasian lì. Bastardo che non è altro. Questa è follia, ragazzi. Scongelati. Io ve lo vorrei dire. Ti prego, killami Zasian, per favore. Porca merda. Quindi noi avevamo matematicamente vinto con lui che prende Beemoth perché l'avremmo portato in range di Dragon Energy. Prendiamoci la doppia. Prendiamoci la doppia. U-turn, rientra di inizio. Prendiamoci la doppia. Io vi posso garantire che su questo canale con i video non vi annoiate mai, perché ogni partita è una clown festa. Non c'è una partita normale. È raro. Però per voi, che vi dovete intrattenere, no? È il top. Per me un po' meno. Infatti i capelli bianchi, quando c'è la terra, sono aumentati. Però per voi è il top. 20% di possibilità di scongelarsi ogni turno. Figuriamoci se lo prendiamo. Io non butto Among Us, non so coglione. Signori miei, l'ha vista così. Il nostro amico l'ha vista così. Ma poi potessi star zitto, meriterei di essere congelato. Za! Madonna, ma te le tiri! No, al contrario, perché sono stato buono. Ho detto nulla. Allora, il mio piano è molto chiaro. Terra Water, Rage Powder e Dragon Energy. Se il balordo qui si fosse preso una Beemoth, parlo di Kyogre, anche sotto Reflect, quello che volete, avrebbe preso quel 30% che l'avrebbe portato in range del complice, anche quello Sludge Bomb brutto che gli abbiamo fatto. Allora, lui ovviamente si locca su gelo raggio. Allora, smette di piove, benissimo. Drago energia, terra, polvo rabbia. Teniamo comunque water, abbiamo la Citus. A meno che non ci ricongeli, dovrebbe essere vincibile. Vediamo, dipende anche molto dalla velocità, attenzione, di Kyogre versus Regidrago, perché lui potrebbe venire anche tirare uno zampillo ora. Buon, siamo più veloci. Molto bulky lui. E Abu. E Abu non ha mai protetto. Siamo calmi. Io ho fatto Drago Energia, vero? Siamo molto calmi. Close Combat Crit. Giù Among Us. Giallo raggio, va bene. No, no, ma perché devi sempre pensare male, Pardo? Crit ci avrebbe secciato, eh? Lui si droppa, poi Scarf, non abbiamo visto perché U-turn attacca prima di Ogre Parns. Dovrebbe essere abbastanza portata a casa. Bene.
Signori miei, il brividino ce l'abbiamo avuto anche qua. Piccola analisi, a un order vero. Il crit di Bimoth su Grimmsnarl è stato fondamentale. Senza il crit lui avrebbe probabilmente, se fosse stato lungimirante, ma pensiamo di sì, potuto mettere l'ice cream, potuto quindi ridurci per un lasso temporale di 8 turni le mosse speciali, e noi nel late game non avremmo potuto dilagare con Regidrago. L'avremmo fatto lo stesso con un attimino più di pazienza. Diciamo, non ti critto, non mi frizzi, mi va comunque bene. Però, devo essere onesto, perché sennò sembra che sculi solo io, è stato un crit veramente importante. Ecco, l'ho detto. Ora, per un mese, chiusi i rubinetti. Un altro match. Allora, questa ce la giochiamo full offense. Dall'altra parte c'è un Coraidon. Quindi Amongus, Ogerpon via. E spingiamo con, invece, Zacian, Wimpy, e dietro Chiyu e Regidrago. Peraltro dando anche quindi spazio a 360 gradi a tutti i membri del team che vi chiedono a gran voce di lasciare mi piace. Esatto. Allora, Araquanid, raga, è un discreto palo nel culo, perché è l'unico Pokémon che per tipologie incrociate ci tiene Zacian, Chiyu e Regidrago c'ha White Guard. Quindi, e vai. Allora, e peraltro con Cianpaolo accanto diventa anche abbastanza rognoso, non lo nego. Se protegge sto barile. Andiamo di no, speriamo vada su Wimpy. Andiamo un po'. In realtà se mi tipo mi doppia Inzi. Cioè. Inzi dov'è? Se mi doppia Zacian. E qui Liquidation con Cianpaolo accanto fa malissimo, ragazzi. Ok. E qui Liquidation però arriva, dai. E è un bel 65 abbondante. A Mystic Water, bene. Siamo in range di Zugia Pugno. Ah, regà. Vi devo dire, vuoi proteggere, metto Tailwind, mi dovrebbe killare. Sto pensando se Bolide tira giù Araquanid e penso di no. Araquanid ha veramente tanta difesa speciale. Ok, va su Zacian e vi dirò bene, almeno ci libera la slot. Sentiamo di Regidrago, non mi sembra sia il caso di entrare con CU, insomma non so come la pensate voi, ma la vedo così. Lui potrebbe anche fare Sucker per ridurre Dragon Energy, per esempio, cioè può farne diverse. Io mi andrei infatti di Moonblast Protect, perché io non voglio farmi ridurre Dragon Energy, anche se lui ha White Guard, voglio che comunque lui continui a pensare che Dragon Energy possa essere un problema, giustamente. Tanto post Moonblast anche eventuale, eccolo là, anche eventuale Lunge più Sucker Punch tunto su Wimpy lo reggo. Io non mi faccio calare. Voglio arrivare bello pieno da Coraidon e dagli altri. Ok. Io prossimo tanto tirerò probabilmente il Bolide. Abbiamo anche Terrascopio Ghost per Flutter, però è Araquanid, avendo noi CU dietro il problema. È Araquanid che rompe veramente il culo a tutto il team. Io non è che posso lidare Amongus contro Coraidon, Cianpaolo per fare Terra Water e perdere la Raging Bolt, peraltro. È proprio, proprio bruttino. Vabbè, allora, qui chi entra? Cora? Eccolo là. Che chiaramente tererà, perché se no si prende nei dentini Moonblast. Quindi qui o lui protegge o Terra. Delle due luna. Sto ragionando, ci converrebbe forse fare così, così e così. Perché secondo me Coraidon o Terra o protegge.
Ma ad ogni modo, se attacca, mi dovrebbe fare ritmo do ricalco. No, è l'abilità ritmo do ricalco. Dovrebbe fare turbo schianto, ecco, su Regidrago. E ora che c'è il sole, mi conviene fare Terra Ghost anche nei confronti di Araquanid, presa, perché la mossa acqua la reggiamo perché c'è il sole, la mossa bug la reggiamo perché siamo Ghost. E quel Moonblast è quello che me lo porta in range. Peraltro con lui qui rischia veramente l'osso del collo, perché se avessi Encore, Coraidon ora non giocherebbe più fino a fine partita. Non ce l'abbiamo purtroppo, però... Il Rocco. Il Rocco. Allora, andare a fare... Andare a fare Cotton Spora è meramente inutile. Drago Energia, meno 2, secondo voi? Vado sul Rocco, raga. Tanto lui fa Terra Fire. In realtà ci stava anche fare Protect con Whimsicott e Drago Energia e poi dopo fare Snarl. Tailwind con Chiyu, sì. Però vabbè. Se mi muore Ogerpon a me va bene. Come se la regge invece? Ok, ho ufficialmente fatto un errore. Reggendosela Ogerpon mi può attaccare doppio Whimsicott. Ok. Però va di fuoco carica e non di nitro carica. Quindi siamo comunque safe e salvi. Peraltro lui si prende un... rinculo di fuoco carica incredibile, ragazzi, perché Regidrago ha un botto di PS, guardatela. E è in range di Snarl. Quello Snarl, 95% di accuracy che noi misseremo. Proprio quello. No, abbiamo fatto bene ad attaccare invece. Abbiamo fatto bene ad attaccare. Anche con nitro carica non ci avrebbe fatto kill. Vento in codazza. E urlo rabbia. Direi che ci sta. Buon. Aggressivo questo team, eh? Non posso dire che non mi piace, ovviamente. Perché mi piace. Voglio provare, come detto, anche l'altro, ragazzi, di Zacian, che ha fatto top 8 con Umbreon. Perché questo è il team di Grant Weldon, che è arrivato undicesimo, comunque a Los Angeles, con un ottimo 11-3. Quindi ha perso la top 8 giusto per poco. Però c'è anche un altro bel team che ha fatto top 4, 12-2, con Kian Campbell, che è Zacian, Rilla, Umbreon, Urshishi e Tornadus. Figo. Insomma, c'è un po' la rivincita degli Zacian, sebbene poi sia stato vinto Los Angeles da Kalidob. Io vi dico... Facciamone un altro. L'appetito viene mangiando, no? Zamazenta Rain. Una rielaborazione, secondo me, del team di... Michele il migliore, con l'incognita della Terra di Zamazenta, che a lista chiuso cambia ovviamente tantissimo. Noi dietro abbiamo Regidrago e Chiyu, anche se alla Rain. Qui noi si va di Engoro. E allora, è bellina anche Spada Solenne, raga, perché Zamazenta chiaramente non va a... gli prebbiamo. Però... io andrei di vento in coda e Beemoth. Perché se lui non fa Tailwind per fare Bleak Windstorm, se non è particolarmente bulky, la Sash dovrebbe essere su Chen Pao. Infatti, come potete vedere, vediamo se casomai lo seguiamo. No. Non, come vedete, non si riesce a fare un ragionamento in Battlespot. Cioè, non ha proprio un senso logico questa cosa. La Tailwind... scusate, la... la Sash in un team del genere la vedi su Chen Pao, no? Perché su Tornadus? Dagli un'altra roba. Poi per carità è utile tutto, però... cioè mi vai a giocare un... mi vai a giocare un... vabbè, ma cosa lo dico a fare? Tanto. Allora, io posso entrare di Regidrago? No, devo entrare di Chiyu.
E ora siamo nella merda, perché lui mette Tailwind e io sono anche più lento. Nice. Onda calda. Sarà terra erba. Sarà terra fire. Eccola lì, no? La tipologia che noi non sappiamo. I più veloci siamo noi, perché lui non ha ancora messo Tailwind. La metterà ora. Poi vi vorrei far notare, abbiamo trovato Icy Wind, Sash Tornadus, aspettandocelo Sash Chenpao, Vabbè. Beh. Noi chiaramente adesso siamo più di là che di qua, perché ci prendiamo anche un Icy Wind. Questa è molto complicata da vincere. Proprio siamo rimasti sotto il treno della Best of One, ragazzi. Detto proprio con tutta franchezza. Lui secondo me può anche decidere di non tirare e andare di Icy Wind. Allora intanto tiriamoli giù lui, quantomeno per un altro turno saremo più veloci, data la nostra di Tailwind. Tanto lui non mi dovrebbe killare di peso bomba CU. Siamo però sotto range di Sucker Punch, Aqua Jet, quel che cazzo volete. E questo è il danno a più uno crittato, che non serve a un cazzo, perché tanto muore o non muore. Lui ora basta che entri nella sua slot con uno che ha una priority, Chenpao, e faccia body press di là. Basta, cioè non è difficile. Però qui allora mi stai dicendo che il Sash non sei te. Motivo per il quale io ti dirò, dato che ho meno uno in speed su Zacian, a parità di Tailwind, fossi in lui andrei doppio su Zacian. Però se io proteggo e tiro Dark Pulse, però... sono predict un po' particolari e strane. Siamo in questa situazione per quel Focal Nastro su Tornado più Icy Wind, perché già se fosse stato Focal Nastro, ok, non ce l'ho accempato, ma senza Icy Wind tipo avrebbe dovuto tirare Blinking Storm. Invece Icy Wind in questa situazione noi siamo sotto, no? Siamo sotto con Zacian a tutti e due i suoi Pokémon, cosa che invece altrimenti quantomeno saremmo stati sopra Chenpao, che non è Sash, che quindi avremmo potuto straminacciare. O avremmo potuto finire con Beemoth Blade, il cagnaccio a destra. Beh, ovviamente lui qui non poteva che tirare fuori non solo un crit. Dice, ma hai crittato anche te? Sì, vabbè, ma questo è un pelo diverso. Non che non tirare fuori non solo non Sucker Punch, ma l'unica priority che mi fotte lo switch in di Ericrit. Va bene, ok. Ok, no, va benissimo, va benissimo. Cioè, fate di me quello che volete. Io tanto no, sono il clown Poppy Poppy, sono qui per essere sbriciolato dalle vostre trovate. Va bene, va bene, va bene, doppio crit. Ma ve l'avevo detto, ve l'avevo detto. Abbiamo fatto quel crit di Beemoth Blade prima su Grimm. Lo caghiamo fino alla notte dei tempi, prendiamolo a ridere. Il gioco lo conosciamo, entro determinati limiti è anche normale prendere delle percentuali, prenderle come le prendo io. Boh, probabilmente prossimo anno penso che concorrerò più che per un Travel Award per i mondiali, per un Travel Award per Lourdes. Però, vabbè, i problemi nel mondo sono altri. Va bene, ragazzi? Io però qui mi fermo, vado a prendere un Malox e vi aspetto oggi alle ore 18 in live. Per godere sostanzialmente di queste scene, ma live. Cioè, è un'esperienza che secondo me una volta nella vita dovete fare. Cioè, iscrivetevi. Ciao.